Ciao ragazze, allora nel video di oggi vi mostro cosa c'è nel mio cellulare, quindi le mie app preferite che vi consiglio quindi di scaricare, magari le più utili, le più divertenti. E niente, direi di iniziare subito. Allora, sblocchiamo il telefono. Allora, vi mostro un po' cosa nella prima facciata del mio cellulare. Ho i giochi, ups, i giochi, il calendario, i social network, qui non ho messo un nome ma sarebbe messaggistica, infatti ho WhatsApp, Skype, Messenger, fotocamera, galleria, YouTube e Gmail. Allora, games, i giochi, ne ho pochi, un tempo ne avevo tipo 10 così, ma uno mi occupava troppo a memoria, due non ci giocavo mai a tutti, quindi ho tenuto quelli boh, che mi piacevano di più, ovvero Dumb Ways to Die, 2048 e piano, non mi ricordo il nome intero di questo, ma comunque vi scrivo tutti i dettagli nell'info box. Allora, Dumb Ways to Die l'ho scoperto da Alfie Days, uno youtuber inglese, e in pratica consiste in sono questi mini giochi stupidi fondamentalmente, ma boh, sono divertenti quando magari non sapete cosa fare, non serve neanche internet, quindi sono molto carini, che appunto consistono in questi piccoli giochi con stupidi modi per morire. E poi niente, vedete come sono tutti molto carini, c'è anche una canzone sotto il gioco che è anche bella, quindi vabbè, insomma, il gioco è così. Poi, sempre nei giochi, 2048, questo lo conosciamo tutte, lo mostro velocemente, consiste nel formare 2048, il numero 2048, io ovviamente non ci sono ancora arrivata perché sono ignorante, però insomma molti so che ci sono già arrivati. Anche questo non serve internet, quindi quando ne ho voglia ci gioco. E l'ultimo gioco è appunto questo, dove non so come spiegarlo, adesso ve lo faccio vedere. Dove bisogna toccare tutti i cosi. In questo caso, ups, in questo caso non devi toccare le bombe, però sono tante modalità di gioco. Poi, calendario si parla tutti cos'è. Ci scrivo magari quando voglio editare un video, quando voglio girarlo, caricarlo, quando ho degli impegni che non devo assolutamente scordarmi. Così. Poi, social network. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Vine, Yo e Tumblr. Allora, Facebook lo conosciamo tutte, questo è il mio personale, quindi non, insomma, non lo apro, però insomma. Poi ho Instagram, anche questo è il mio personale, ma c'è anche quello del canale, di cui vi linkerò sotto. E sì, insomma, Instagram lo conosciamo tutte, è molto bello, secondo me. È molto intrattenitivo. Poi Snapchat adorabile, mi piace molto a me Snapchat, se volete aggiungermi vi linko ovviamente il mio canale, qui ho tutti i miei contatti che ce l'hanno, e consiste nel fare queste foto mini video da mandare ad altri amici o comunque chi avete su Snapchat, che si autodistruggeranno in un tot di tempo che decidete voi. Quindi Snapchat mi piace un sacco, poi Twitter, anche Twitter, quello del canale, anche quello tra virgolette personale, ma alla fine non è personale. Sì, insomma, Twitter, mi piace Twitter, sì, ogni tanto quando voglio farmi quattro risate. E niente, sì, non ho tanto da dire su Twitter perché sinceramente, messaggino. Ok, poi Vine, lo conosciamo, immagino lo conosciate anche voi, Vine è molto divertente, secondo me ci perdo delle ore a guardare i Vine perché durano 7 secondi, quindi anche qui quello personale io non ho dei video molto divertenti, però vabbè, se mi volete aggiungere ho 3 follower, quindi vabbè, poi. Allora, io immagino che non lo conosciate molte. E io consiste nel. Aspettate, devo togliere il silenzioso. Ah, ok.
Io ho questi alcuni sono i miei amici, alcuni sono persone a caso, chi se ne frega, tipo, ci pia poco sono io, se mi volete aggiungere fate pure. Ci clicco e, ecco, non so se avete sentito, anzi, aumento un po' il volume. Ok, se quindi ci clicco. Ecco, in pratica consiste in sta voce che ti dice io, è fondamentalmente inutile, però sì, quando voglio infastidire qualcuno gli invio uno io. Ecco, e così. Poi qui c'è Tumblr, che mi piace un sacco, anche qui vi linko il mio blog, ovviamente. Tumblr c'è un sacco di foto bellissime, secondo me, motivazionali, ma proprio di outfit, cose, se ricaricasse, proprio cose divertenti, mi spacco da ridere su Tumblr. Sì, insomma, davvero ve lo consiglio, perché mi piace un sacco, poche parole. Upsi. Così. Ah, ecco, questo è il mio. Blog. Così. Sì, sono molto fatta di cibo. Questo è una GIF, ma non si caricano mai. Insomma, mi piace tanto, mi piace davvero tanto, ve lo consiglio. Fotocamera, normale fotocamera, galleria, YouTube. Ovviamente non poteva mancare. Ci passo delle giornate su YouTube, quindi insomma, mi piace molto, ovviamente. Mi raccomando di iscrivervi al canale. Poi Gmail, questo è soprattutto per non ho nessuna mail, bene, per le mail di YouTube. Sì. Poi Photography, quindi ho due app per modificare le foto. Photogrid, che è quello che uso sempre. Praticamente uso solo questo, e in pratica consiste nel prendo sta foto qui, ma è una foto molto bruttina, io che provo degli occhiali. Vedete, potete farci un po' quello che volete, quello quando su Instagram volete, insomma, il bordo bianco, oppure se volete girare le foto ci sono ovviamente i filtri, poi tipo qui. E insomma, io uso sempre questo, come si possono anche modificare i video. E quando però ho voglia di, se volete tipo degli effetti strani con le luci, però questo sarebbe il corrispondente di Afterlight per gli iPhone. Ecco, io tipo prendo sempre la stessa foto. Ok, se è sempre la stessa foto, dopo vado con gli effetti. Ah no, qui ci sono anche degli effetti. Sì, ovviamente c'è un po' di pubblicità, ma quello non dà fastidio. Qui ci sono degli altri effetti, ce ne sono molti di più di coso, quindi mi piace. E ci sono soprattutto le luci, che è quello che mi piace maggiormente. Qui sono cose un po' strane, questa, che poi si può aumentare la visibilità, insomma. Però tipo sta cosa qui, oppure questo, insomma, sono, è l'Afterlight per Android, in poche parole, e a volte quando mi va lo uso. Poi Music, Music Downloader, che uso appunto per scaricare la musica. Music Player, quindi, è la mia raccolta di, no, non è così,
scusate, ecco, mi ha raccolta di tutte le canzoni o cose del genere. Tutte le canzoni favorites, ecco. Poi Shazam, anche questo è abbastanza famoso. Quando sentite una canzone e non sapete il titolo, così cliccate su appunto questo simbolo che l'ascolta, dopo vi trova l'autore, il titolo della canzone. E questa, che è un'app per che ho, dove ho tutti gli album di One Direction, perché sì. Poi Google Traduttore mi serve sempre. Color Note, questo l'ho scaricato, insomma qui mi segno le cose, poi video YouTube che voglio fare, se sono tanti sì, le cose che devo comprare, Panico S, Scrub, Cipria, quelle cose un po' così, dei challenge che voglio fare sempre su YouTube, dei film che voglio vedere, dei libri che voglio leggere, insomma, per non scordarmi. Poi Pump Up, che è un'app sul fitness, di cui penso di averne già parlato in un video dei preferiti del mese, sì, sono quasi sicura. E è una figata perché come vedete qui potete iniziare un workout, fare segnare le attività che avete fatto, tipo oggi ho fatto climbing che voglio scalare intensamente, insomma. E poi è una, in pratica io lo considererei come un Instagram solo del fitness, vedete, sono frasi ispirazionali, motivazionali, foto, sì appunto foto e frasi motivazionali che ti aiutano proprio a convincerti. Qui puoi track weight, quindi tenere il peso sotto controllo, condividere una foto appunto dopo il workout, mentre fate il workout, cose del genere. E niente, dopo anche qui, anche io qui ho il mio profilo, io sono sempre, mi chiamo sempre Cipria Papo, ci metto le foto del cibo, di cosa mangio, questo, acqua detox, after workout, insomma ci metto un po' di fotine, non, ultimamente non ci sto andando tanto, ma perché mi manca il tempo. Poi email, è sempre per controllare un'altra email che ho, poi registratore quando... Sì, quando devo registrare delle cose o a scuola o così a caso, calcolatrice quando devo fare dei calcoli ovviamente, e Messenger, sono messaggistica di Facebook. Quindi questo era tutto quello che c'era nel mio cellulare, le mie app preferite che vi consiglio quindi di scaricare, vi scriverò tutti i link sotto dei miei social network, delle app e tutto. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Learn how to set up your hardware and audio track. Breathe it, breathe it, breathe it. 5 months ago and I've been holding it back for too long.